Sì, il design si può insegnare, secondo me. Bisogna avercelo un po' già dentro, più che altro non il design, però questa voglia di rischiare facendo, creando, inventando, manipolando, no? Partendo da questi presupposti, poi ci può essere anche una modificazione del tuo modo di pensare, come per esempio con me è successo un po' così, no? Sono partito in un certo modo, che avevo già delle predisposizioni in un certo su alcuni argomenti, poi rafforzati dall'incontro con Mari c'è stato uno stravolgimento ulteriore, no? C'è stato questo modo di pensare che si è stravolto ulteriormente. Il maestro comunque ha dato qualcosa, almeno a me ha dato qualcosa. Poi non è solo uno di maestri, no? In Italia ne abbiamo tanti, partendo da Mari, Magistretti, Munari, Mangiarotti, sono questi nomi formidabili che ci hanno nutrito un po' tutti e di cui, secondo me, non ci accorgiamo di avere dentro nel DNA, ancora dentro adesso, queste componenti. Un filone che sento abbastanza forte adesso è questo cercare di progettare appunto con la possibilità aperta, nuova, con queste tecnologie digitali, no? Cioè questa possibilità di lavorare nel mondo degli strumenti e della tecnologia in modo diretto, non più attraverso le aziende, ma noi direttamente, noi designer direttamente ci confrontiamo direttamente con gli artigiani che ormai hanno delle strumentazioni di altissimo livello. Quindi la tendenza è quella di lavorare e avere questa utopia, forse, di non bypassare attraverso le aziende, ma di riuscire a farsi i progetti e anche prodotti da soli. Questa è una tendenza, soprattutto nei giovani, no? Quest'anno presento dei pezzi in marmo, fatti con un'azienda di Carrara, la Civiltà del Marmo, la GVM, in cui abbiamo lavorato appunto su questa tecnologia innovativa del robot che lavora il marmo come un laser, no? Come una fresa a controllo numerico che lavora come il vecchio artigiano faceva prima, e che ha bisogno ancora poi dell'artigiano per essere ritoccata. Però ci sono questi oggetti in marmo in zona Ventura in cui c'è questo tentativo di alleggerire il marmo con dei decori. Il marmo diventa, il decoro diventa lo strumento per alleggerire il marmo. Quindi questa doppia ambivalenza tra struttura e decoro sugli oggetti.